Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi un video decisamente rilassato nella sua componente un pochino più giocosa perché, come avete letto dal titolo, questo è un video dedicato ai libri che mi fanno paura. Forse più che ai libri sarebbe meglio dire agli autori perché in molte delle situazioni sono più gli autori che mi spaventano. Infatti sono quei libri che fanno parte magari della grande letteratura, che appartengono a grandi filoni o che sono particolarmente importanti in alcune letterature specifiche, che ancora non mi decido di leggere perché, non tanto perché non mi interessino, ma perché proprio mi spaventano. E questa è una condizione che io penso e spero sia abbastanza comune in molti lettori, o almeno che io provo, e voglio fare questo video proprio per cercare di sdoganare questo mio problema personale e spero magari anche di avere un confronto con voi per sapere se è una cosa che provate anche voi o se invece è un sentimento che proprio non vi appartiene, perché io mi rendo conto che mi appartiene molto. Cioè, ho un timore reverenziale tale verso alcune opere che proprio non riesco ad avvicinarmi perché ho il timore di non comprenderle, di non riuscire a capire, di non possedere le conoscenze che mi possano permettere una comprensione piena di quelle opere, soprattutto se magari sono autori che non appartengono alla letteratura che conosco, se sono autori che non ho studiato all'università, se sono autori dei quali non conosco, non mi sento competente, non che uno debba essere competente in tutto, però insomma ci siamo capiti, sono autori che mi spaventano o opere che mi spaventano. Quindi facciamo questa breve carrellata che vuole essere un po' giocosa per proprio sdoganare questo sentimento che provo, per cercare di, e qui userò una parola un po' abusata, ma non mi viene in mente altro, normalizzare questo sentimento che forse, spero, coinvolge diversi di noi. È un po' anche una sfilata della vergogna, perché ovviamente questi sono tutti grandi libri che io non ho letto e che ancora non ho intenzione di leggere perché sono terrorizzata dal fatto che siano pesanti, che siano difficili, che siano oscuri, che siano enigmatici, che siano troppo filosofici. Ecco, questo è un po' il filone. Partiamo primo di tutti, uno degli autori che più ogni volta mi fa rimanere così, mi blocca. In realtà l'ho già letto, non è che non l'ho mai letto, e uno dei suoi romanzi è uno dei miei romanzi del cuore, anzi diversi, ma quando si parla di lui c'è sempre un po' quello, oddio, oddio, sto parlando di Dostoevskij, grandissimo. Allora, Le notti bianche, va benissimo. Memorie dal sottosuolo, lo adoro. Delitto e castigo, lo adoro, lo vorrei rileggere. Ma i fratelli Karamazov, per dire, lo guardo, mentre vi parlo lo guardo perché ce l'ho nel cofanetto, bellissimo, tra l'altro, di Oscar Mondadori, due, quindi sono due volumi. Ma chi me lo fa fare? No, non ce la faccio. Allora, per me i russi sono una roba di sconfinata bellezza, ma ogni volta c'ho proprio il magone allo stomaco già solo per i nomi. Io sono una persona che ha grandi problemi con i nomi e già solo capire chi cavolo sta parlando quando leggo i romanzi russi diventa una roba che no, non ce la posso fare. Quindi datemi la forza, prima o poi andrò. Altro autore, del quale invece qui è l'esistenzialismo e la filosofia che mi fa dire oddio, Sartre, La nausea. Non l'ho mai letto, non ho mai letto niente di Sartre. Gli esistenzialismi mi creano proprio una condizione di disagio esistenziale perché, boh, chissà se li capirò. Poi abbiamo Calvino. Ecco, Calvino, grande amore. Calvino è un autore la cui grandezza è tale che certe volte mi sento così misera nel leggerlo e terrorizzata dal non capirlo. Per cui ci sono le sue opere, per esempio, degli antenati, che io adoro. Cioè, proprio sono nel mio cuore, così come molta della sua saggistica. Ci sono invece delle opere che dico, Dio, ma sono in grado di capirla? E per esempio, Il Castello dei Destini Incrociati mi dà la sensazione di essere un libro così enigmatico, irrisolto, quasi un puzzle da dover ricostruire, che mi dico, Madonna, che pesante, non ce la farò mai. E quindi lo rimando. Però se penso a Calvino, non è un romanziere che di solito mi fa non mi dà queste sensazioni, per esempio, nel Sentiero dei Nidi di Ragno, Marco Valdo, ecco, non mi dà queste sensazioni. Invece ci sono dei suoi libri che più mi fanno un po' terrore.
Pavese, ma Pavese fa sempre terrore. Fra l'altro, ve ne ho parlato nell'ultimo wrap up di giugno, che Pavese era il mio grande terrore. Infatti, questo video nasce proprio per spronarmi, spronarci, spronarvi nel leggere anche quegli autori che temiamo, perché Pavese era nella mia top 10 degli autori più spaventosi. Leggendolo, di fatto, mi sono un po' calmata, perché è un grandioso scrittore che sicuramente ha tutta una narrativa anche di tipo simbolico, archetipo, che quindi ha necessità di essere un po' di riflessione, però ecco, ce la possiamo fare. Poi non devo diventare una esperta di Pavese, né lo voglio essere. Però in tutto questo, anche se la sua narrativa ora mi ha convinta e lo leggo con grande amore, c'è un libro che è I dialoghi con Leucot, che proprio per la sua ragione diciamo simbolica, allegorica, mi spaventa da morire. L'ho iniziato un po' a leggiucchiare una volta dai miei, mi sembrava di non capirci niente, cioè mi domandavo cosa sto facendo, cosa sto leggendo, e ho smesso, ecco, fine. Quindi prima o poi un po' di quota femminile, perché non è che solo gli autori uomini mi spaventano. Abbiamo La campana di vetro di Silvia Plath. Allora, Silvia Plath è, ecco, anche qui una di quelle autrici talmente grandi, talmente enormi, talmente amate. Ho leggiucchiato qualche sua poesia a destra e manca, e ho La campana di vetro anche qui. Una volta lo iniziai a leggere e poi mi dissi no, ma sono in grado, ma chi lo sa, l'ho rifiuso. Quindi anche qui probabilmente una delle questioni che mi fanno spaventare rispetto a questi autori è la grandezza, l'importanza e il fatto che siano così notoriamente amati, conosciuti. E Silvia Plath, soprattutto negli ultimi, direi, l'ultimo ventennio, trentennio, è un'autrice imprescindibile, direi. Quindi questo mi fa venire un certo magone allo stomaco. Invece, meno celebre, e qui la paura non deriva dalla fama, ma dalla mole, perché certe volte anche la mole spaventa, Giù la piazza non c'è nessuno di Dolores Prato, un'autrice italiana moderna dimenticata, della quale possiedo il libro, lo guardo, è gigantesco, il libro è enorme, un malloppo, e lei è famosa soprattutto per la sua prosa a tratti d'avanguardia, un po' sgrammaticata nel suo avanguardismo. Questo mi spaventa, perché leggere un libro di quella mole, che ha una prosa che mi è stato riferito essere una prosa d'avanguardia, scomposta, un po' sgangherata, ecco, questo mi crea un certo mal di pancino. Quindi non lo so, ne sono estremamente affascinata, ho comprato il libro, se no non l'avrei comprato, però è lì, ecco, è lì. Goliarda Sapienza, anche lei, di suo possiedo qualcosa, manco mi ricordo cosa, non ce la faccio, perché anche qui è un'autrice così importante, così grande. Alba de Céspedes, idem con Patate. Poi ogni volta in realtà che poi leggo la paura viene meno, però è iniziare quello scoglio d'inizio che mi fa dire, fra l'altro, quando, siccome io ho una predilezione per la ricerca delle autrici italiane dimenticate o che comunque dovrebbero essere un po' rispolverate, ce ne sono tante nel corso degli anni, ve ne ho parlato di tante: Maria Messina, Paola Masino, Sibilla Aleramo, vabbè, potremmo stare qui fino a dopodomani, però appunto per queste autrici io all'inizio avevo un timore tale da prostrarmi ai loro piedi e poi non leggere, perché mi dicevo oddio, ma se poi non mi piaceranno, cosa che poi in effetti può anche succedere, non c'è niente di male, non è che perché sono delle autrici da riscoprire che allora le devo necessariamente amare, possono anche non rientrare nel mio gusto, però ecco, Goliarda Sapienza è una di quelle che mi fa dire oddio, ma è così famosa, Alba de Céspedes, sono così contenta del fatto che siano tornate in auge, se poi non mi piacciono, se poi non le capisco, oddio. Poi andiamo un po' sul classico Germinale di Zola, il padre del naturalismo francese, oddio, anche questo ce l'ho, una certa mole, insomma è storicamente, letteralmente parlando, importantissimo, ce la farò appunto di domanda. Il Don Chisciotte, qui emergono tutte le mie ansie, i miei terrori, non ho mai studiato la letteratura spagnola, conosco proprio quelle due o tre conoscenze tipiche che tutti abbiamo di infarinatura generale, ma nello specifico sono proprio ignorantissima, quindi non penso di essere in grado. Così come mi spaventa molto, per esempio, tornando in Italia, saltiamo un po'
a destra e a manca, Bufalino. Bufalino è un grande autore italiano, in particolar modo Diceria dell'Untore, mi ispira tantissimo al suo romanzo più celebre, ma il fatto che è barocco, ecco, io col barocco italiano, insomma, ho paura che sia un po' ridondante, un po' pesante. In realtà, prima vi citavo anche le grandi donne, Paola Masino, certe volte è bella barocca, ma per esempio Livia De Stefani, che io amo, adoro, è bella baroccheggiante ogni tanto, quindi in realtà potrei provare a buttarmi, sarà che di Bufalino la fama lo precede. E quindi sì, devo dire che un po' mi spaventa, così come altro grande italiano che mi spaventa in alcune sue opere, mentre altre le leggo con grande calma, Moravia. Moravia, ho letto Agostino, ho adorato La Mascherata, mi piacciono tantissimo i suoi racconti, ho letto dei suoi saggi, per esempio quelli che lui ha scritto quando ha fatto il viaggio in Cina con Dacio Maraini, quindi ho letto varie cose. Quando però si parla dei grandi romanzi, quindi La Sciociara, La Noia, Gli Indifferenti, ancora non li ho letti. Proprio perché la fama, la fama, la fama li precede. Direi di chiudere con gli ultimi due. Altro autore che amo, e anche qui per dirvi che non è una questione che vale per tutti gli autori, ma certe volte per alcune opere, Berto. Sapete che Berto, vabbè, se cercate sul mio canale Berto trovate tantissimi video che ho dedicati all'autore. Io ho amato in maniera profonda Il cielo è rosso e soprattutto Il male oscuro, per me è una delle opere della mia vita. Ma proprio in ricordo del Male Oscuro, che è un'opera di una certa difficoltà di lettura, proprio per il suo stile, è una sorta di enorme flusso di coscienza, non trovate la punteggiatura, non esistono i capitoli, filosoficamente veramente di un certo rilievo, proprio in memoria di quella difficoltà di lettura che poi si è rivelata essere l'amore della mia vita, io ho di Giuseppe Berto La Gloria, che ancora vegeta lì in libreria, prende la polvere. Perché ho il terrore che sia un buco nell'acqua e di non riuscire a. Sento che il suo momento tarda ad arrivare. Ultimo, ultimo, sempre italiano, però autore che non ho mai letto, che come Bufalino, in quanto autore italiano moderno, semi dimenticato, ma insomma, di un certo rilievo, Tozzi. Tozzi con gli occhi chiusi, in particolar modo, mi ispira, ma anche Le Tre Croci. Non mi decido perché so essere uno scrittore da molti reputato essere particolarmente ostico, particolarmente oscuro, un po' enigmatico, un po' difficile da entrare nella sua prosa. Direi che la smettiamo perché praticamente vi ho fatto una carrellata di ansie e di angosce, potremmo parlarne fino allo sfinimento, però voleva essere una sorta di video un po' così, un po' di sfogo, di sdoganamento di questa ansietta, ma anche per potermi confrontare con voi perché sono abbastanza curiosa. Fra gli autori e le autrici che ho nominato, avete trovato qualche opera che anche a voi spaventa? È un sentimento questo che voi provate, cioè sentite questo timore reverenziale verso certe opere, verso certi autori e autrici che vi fanno procrastinare all'infinito la loro lettura? Insomma, confrontiamoci un po' qua sotto su questo sentimento che io sento così opprimente e vi aspetto quindi con i vostri commenti, vi saluto come sempre, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo al prossimo video.